Ciao a tutti ragazzi, sono Domenico del team Earthbound, sono qui per mostrarvi un altro TK, ovvero Antichi Guerrieri. Passiamo subito alla profile. Reparto mostri, iniziamo. 3x di Guanyun il Leale, assolutamente secondo me la seconda carta più forte del deck. È molto forte perché entra special se il tuo avversario controlla più mostri di te. Comunque è un effetto che si attiva dalla mano. Se il tuo avversario controlla più mostri di te, puoi sceglierne uno come bersaglio e distruggerlo. Altra cosa è che il tuo avversario non può targettare i tuoi mostri antichi guerrieri, eccetto lui ovviamente, con gli effetti delle carte, quindi riesci a fare le tue combo abbastanza tranquillamente. Poi passiamo a un altro boss monster del deck, ovvero Rebellious Lufeng, nuovo mostro d'archetipo. Fortissimo, entra special se controlliamo il mostro antichi guerrieri sul terreno con l'attacco più alto. Quindi anche se partiamo primi, controlliamo un mostro con antichi guerrieri, possiamo evocarlo special. Effetto rapido è che due volte, una nella main phase 1 e una nella main phase 2, può distruggere senza targettare il mostro con l'attacco più alto sul terreno dell'avversario. Unica pecca è che se attiviamo questo effetto, non possiamo attivare effetti di mostri che non siano antichi guerrieri. Altra cosa è che in end phase, se il tuo avversario controlla il mostro con l'attacco più alto sul terreno, cedi il controllo di questa carta, ma è difficile che accada perché al massimo lo usiamo come materiale Link, se no ci annienta con il nostro stesso mostro. Poi abbiamo 1x di Chang Dale valoroso. Lui entra specialmente sempre attivando l'effetto dalla mano se controlliamo due o più mostri antichi guerrieri. Guadagna 300 d'attacco per ogni mostro sul terreno dell'avversario solo durante il nostro turno. E se il nostro avversario controlla più mostri possiamo attivare un effetto, ovvero di poter attaccare due volte su mostri. Quindi una macchina da OTK anche lui. Ne gioco uno perché sarebbe troppo pesante. Poi ce lo serciamo tranquillamente. Poi abbiamo 2x di un altro ciccione del deck, ovvero Zhang Yuan. Lui entra in damage quando un nostro mostro antichi guerrieri sta combattendo con un altro mostro. Fa perdere 1000 d'attacco al mostro avversario. E se noi riusciamo a distruggere o in battaglia o per effetto di una carta, una carta del nostro avversario, grazie a lui possiamo spaccarne un'altra. Questo effetto si risolve anche in damage, quindi quando distruggiamo in battle, di conseguenza è molto forte per spaccare Bekru senza che l'avversario possa rispondere. Altra cosa, effetto continuo, è che gli altri mostri antichi guerrieri, grazie a lui, non possono essere distrutti in battaglia. Ne gioco due perché è molto forte appunto per la Bekru e per chiudere le partite. Per esempio, se c'è Nibiru, se abbiamo paura di Nibiru, evochiamo 4 mostri sul terreno e evochiamo lui il quinto in battle, e quindi riusciamo a chiudere la partita senza pigliarci Nibiru, diciamo. Poi abbiamo il miglior mostro per le nostre combo, ovvero Sun Mao, ha un effetto particolare, ovvero mandare di costo da mano o terreno una carta al cimitero per poter aggiungere un mostro antichi guerrieri, diverso da lui ovviamente, quindi ci possiamo aggiungere qualsiasi mostro. Molto forte. Altra cosa è che se noi attiviamo l'effetto di un mostro antichi guerrieri, dopo che questo effetto si è risolto, grazie a lui possiamo rimbalzare un mostro sul terreno dell'avversario. Molto spesso ci rimbalziamo i kaiju, che ci possiamo rimbalzare anche 2 o 3 volte, anche perché giochiamo alfa. E altra cosa è che se controlli altri mostri antichi guerrieri, l'avversario non può scegliere come bersaglio dagli attacchi questa carta. Poi abbiamo altro starter, diciamo, delle nostre combo, ovvero Liu Chuan. Liu Chuan il virtuoso. Allora, se il nostro avversario controlla più mostri di noi, possiamo mandare una carta sempre di costo da mano, terreno, cimitero per evocare un mostro antichi guerrieri dal deck. Chiaramente che non sia lui. Ha lo stesso effetto di Sanmu, cioè se controlliamo altri mostri antichi guerrieri non ci possono attaccare. Se per esempio controlliamo loro due insieme, l'avversario praticamente non può attaccare perché entrambi non possono essere attaccati se c'è un altro mostro antichi guerrieri. Altra cosa molto utile in realtà per fare un plus è che quando attacchi con un altro mostro antichi guerrieri, una volta per turno puoi pescare una carta e grazie a lui. Poi abbiamo 2x di Zug Kong. Allora, Zug Kong, se viene aggiunto alla mano dall'effetto di una carta antichi guerrieri, può essere evocato special. Noi lo aggiungiamo sempre con Sun Mao, è la nostra combo per fare Link più facilmente. Ne giochiamo due semplicemente perché se lo vedete in mano e non avete l'altro nel deck, è un brick, bisogna sempre avere una copia nel deck. Altra cosa è che se abbiamo sul terreno una magia o trappola antichi guerrieri e il nostro avversario attiva una magia, quindi o trappola, noi possiamo mandarla al cimitero per negarla, mentre se controlliamo anche lui sul terreno, con lo stesso suo effetto possiamo negare anche l'effetto di un mostro, mandando sempre una carta magia o trappola antichi guerrieri dal terreno al cimitero. Molto utile. Poi abbiamo 2x di Zugong. Non lo gioco in tre copie perché non è proprio uno starter di combo, però può essere sempre utile per searchare quella che è la magia continua antichi guerrieri. Grazie a
a lui possiamo mandare una carta magia o trappola continua dal terreno al cimitero, però non di costo. Se facciamo questo, siamo in grado di aggiungere dal deck alla mano una carta magia o trappola antichi guerrieri. Poi abbiamo 3 per di alfa per dare fastidio all'avversario, poi grazie a lui possiamo rimbalzare anche i nostri mostri guerriero bestia, quindi antichi guerrieri, per poter levare un po' di mostri al terreno dell'avversario, pur sempre un livello 8 con 3000 d'attacco, molto utile per gli OTK, ed è anche out di Dragoon, perché non targetta. Poi abbiamo 3 per di Kumungus. Sinceramente io giocherei attualmente Gadarla, ovvero il Kaiju Vento per l'Irilusk Tree Brigade, però non mi è ancora arrivato, quindi gioco Kumungus, che è comunque livello 7, ha attacco basso, è molto utile perché riusciamo a fare Metal Flare Red Ice dall'extra grazie a lui. Poi abbiamo il reparto magie, 3 per Saga Antichi Guerrieri, 3 visite, la carta magia più forte degli Antichi Guerrieri secondo me, perché tu quando evochi un mostro Antichi Guerrieri grazie a lei lo puoi targettare e aggiungere un mostro Antichi Guerrieri dal deck con nome diverso da quello targettato. Altra cosa è che se viene mandata al cimitero, dal terreno ovviamente, possiamo evocare special dalla mano un mostro Antichi Guerrieri, quindi vi fa un plus assurdo. Fortissima. Poi abbiamo ovviamente con tutti i guerrieri best 3 per di tanky, formazione di fuoco Tensu, monocopia perché comunque ce la possiamo settare grazie all'Xyz Firefist. Poi abbiamo talento tattiche triple come Peschino e chiaramente come carta go in second, altro Peschino sono 2 per di Desire, molto utile. Ovviamente la giochiamo sempre dopo che ci siamo esercitati le carte utili oppure ci serve in situazioni critiche, molto utile per ribaltare le partite. Poi abbiamo Spolverino ovviamente per la back, l'unica entrap che giochiamo è 3 per di Impermanence. Per quanto riguarda l'extra, abbiamo 3 per di Signore Doppio Drago, niente da dire, la carta più forte antichi guerrieri, ovvero il Link. Lo evochiamo molto facilmente, ci fa guadagnare 500 d'attacco e difesa a tutti i mostri antichi guerrieri. Ho dimenticato di dire che si evoca utilizzando 2 mostri guerriero bestia, tra cui uno antichi guerrieri vento, quindi dobbiamo per forza averne uno vento. La maggior parte dei mostri antichi guerrieri per fortuna sono di quell'attributo. Altra cosa è che sulla summon possiamo aggiungere una carta antichi guerrieri qualsiasi dal deck, quindi molto utile. Possiamo aggiungere anche la magia, oltre che qualsiasi mostro praticamente che ci è utile in quel momento per OTK o per fare control. Altro effetto rapido molto forte è che possiamo mandare da mano terreno al cimitero una carta di costo, ovviamente, per poter rimbalzare una carta scoperta sul terreno dell'avversario. Molto utile contro Zodiac, ad esempio, per non farlo giocare, appunto. Anche con deck che sono, diciamo, dipendenti molto dalla normal summon. Poi abbiamo Boreal Sword ovviamente per fare gli OTK contro mostri che non possono essere targettati, particolare. E poi abbiamo Cavaliere dell'Incubo Fenice per la backrow. Poi abbiamo Lixis Rango 4, vabbè, Dweller, Vagusca, Tornado Dragon per la backrow, Ex-Cheaton per situazioni molto critiche, Castle per levare il mostro Infinitrack. Link 4 che si può rimuovere solo tramite praticamente mostri Xyz. Questa è una delle poche out. Poi abbiamo Tiger King che è molto forte, si evoca praticamente utilizzando 2 mostri guerriero bestia. Staccando un materiale possiamo negare l'effetto di tutti i mostri sul terreno eccetto i guerrieri bestia, quindi veramente forte, rende gialla tutta la board praticamente. Altra cosa è che sulla summon vi permette di settare una magia formazione di fuoco, quindi possiamo aggiungere per esempio settare per esempio la Tensu per fare la normal aggiuntiva o la Tenki se ci serve qualche carta in particolare. Poi abbiamo Bahamut e Todali perché abbiamo mostri acqua a livello 4. Come Xyz di rango diverso abbiamo numero 38 che si può fare tranquillamente con Lufeng e Alpha in situazioni critiche, per esempio con deck che usano molte magie con Shaddle, e Drago Metallico Fiamma Occhi Rossi per chiudere le partite se non siamo riusciti a fare OTK utilizzando per esempio Kumungus o Guan Yun, Chang'e, che sono gli unici livelli 7 del nostro deck. Ok, poi passiamo al side. Abbiamo 3 per di Cosmic Cyclone per la backrow, molto forte. Poi abbiamo 3 per di Dark Ruler No More per i deck con le board più complesse. Per lo stesso motivo abbiamo 3 per di Nibiru per stoppare mazzi combo. Poi abbiamo 3 per di Phantasmei, che secondo me è ritornata ad essere una carta molto utile. E poi abbiamo 3 per di Lancia, molto utile contro Tree Brigade, molto utile contro Dinosauro,
Eldritch, Invoked, praticamente la maggior parte della meta.